Carissimi amici di Campeche 95, buongiorno e ben ritrovati in questo mese di ottobre 2016 con una nostra nuova recensione di un'arma. Innanzitutto, indosso il cappello, ho una barba che fa schifo, vi chiedo scusa se la mia immagine oggi non è propriamente di alta qualità, però tra impegni universitari e altri problemi vari non sono riuscito a farmi la barba, quindi essere più bello e presentabile, però a noi non ci interessa perché il nostro obiettivo è quello di farvi vedere le armi e quindi penso che la mia bellissima faccia possa essere messa da parte, piccola premessa, quindi vi chiedo scusa se non sono proprio bellissimo stamattina e la mia ragazza mi conferma la cosa. Comunque, signori carissimi, quest'oggi andiamo a fare la recensione nel dettaglio con annessa prova a fuoco della nostra Walther P22. Piccola premessa, i più affezionati del canale ricorderanno sicuramente che non è la prima volta che vediamo questa pistola sul canale, infatti la P22 io l'ho recensita nel lontano febbraio 2014 in un video che non era proprio di grandissima qualità, perché la qualità era sgranata, avevamo registrato comunque la recensione con una vecchia macchinetta fotografica, quindi non avevamo un video proprio di grande qualità. Inoltre avrete sicuramente notato che il video della Walther P22 fa parte di quel gruppo di 5 video che a inizio 2016 ho dovuto cancellare dal mio canale per più motivi. Non sto qui a prendere la polemica, c'è un vlog a riguardo in cui spiego la cosa più o meno nel dettaglio, ve lo metto in descrizione se vi piace e se vi può interessare il motivo. Perciò abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo deciso di registrare questa nuova recensione più completa, migliore, in qualità maggiore, con annessa prova a fuoco. Quindi signori, detto questo, io direi stacchiamo la telecamera un attimino, ci avviciniamo e andiamo ad analizzare la nostra P22 nel dettaglio. La Walther P22 è stata presentata per la prima volta all'IWA di Norimberga nel 2001. La produzione però continua tuttora, non è finita, difatti nel 2012 è stata introdotta anche la versione P22Q, che è praticamente uguale al modello standard a livello di design, di lunghezze totali e di canna, solo che il design del carrello e anche del profilo dell'arma stessa, quindi del fusto, è ulteriormente migliorato e ridisegnato. Se avete la possibilità andate sul sito della Walther e lo andate a vedere, perché secondo me a livello di design è molto molto meglio rispetto alla P22 standard, soprattutto per il grip e l'impugnatura. Piccola curiosità. Ovviamente lo potete constatare guardando la pistola stessa, il design della P22 è derivato dalla famosissima P99, sempre di produzione della Carl Walther. Ora, qual è la differenza principale rispetto a queste due pistole? Innanzitutto lo potete vedere benissimo, la P99 è molto più grande rispetto alla P22, proprio perché quest'ultima ha la cameratura per il calibro 22 long rifle e di conseguenza le meccaniche, le minuterie e anche le dimensioni stesse dell'arma sono molto più piccole rispetto alla P99. Intanto il sole se ne va, ogni qualvolta dobbiamo fare il video. E pazienza ragazzi. Comunque, per quanto riguarda i materiali costruttivi che compongono l'arma, il fusto, che potete benissimo vedere e si capisce a vista d'occhio, è in polimero, quindi materiale plastico molto leggero e molto resistente. A mio parere tutte le 22 dovrebbero essere così, perlomeno 22 non adattissime al tiro al poligono olimpionico, ma semplicemente per divertirsi, dovrebbero avere un certo grado di leggerezza e oggi il polimero è onnipresente, quindi queste caratteristiche sono pienamente soddisfatte nella P22. Ora, per quanto riguarda invece il carrello, c'è da dire, da fare una piccola precisazione. Il carrello è costruito ovviamente in acciaio con la presenza, secondo alcune fonti, di lega in carbonio, più precisamente Zama. Non ho conferma di questo, però sentendo alcuni appassionati in alcuni forum, sembrerebbe che il carrello abbia la presenza di questa Zama. La Zama, come voi sapete, è una lega ad alta percentuale di carbonio che viene spesso utilizzata nelle armi in calibro 22 proprio perché le pressioni e la cartuccia stessa della potenza del calibro 22 long rifle consentono l'utilizzo di questa lega molto molto leggera. Francamente io con questa pistola, nonostante
molti dicano sia presente questa lega in carbonio, non ho mai avuto problemi, nel senso il carrello non si è rovinato, non si è scheggiato e nulla di tutto ciò. E vi sto dicendo questo a rigor di logica perché ci ho sparato veramente tante cartucce in questa pistola e non ho mai avuto problemi. Non ho la conferma, piccolo disclaimer, come ve l'ho detto poc'anzi, non ho la conferma che ci sia la lega all'interno del carrello di queste pistole, però vi passo le informazioni così come le ho acquisite io. Potete tranquillamente confermarle con ricerche più accurate sul web. Ora, per quanto riguarda lo stesso carrello, è costruito tramite la tecnica della pressofusione dell'acciaio. Le parti meccaniche, quindi tutte le parti meccaniche interne, la canna, così come il gruppo scatto, ovviamente sono in acciaio. Analizzando l'arma nel dettaglio, partiamo dal fusto dell'arma. Come potete benissimo vedere, la parte posteriore dell'impugnatura, questa qui, è composta dal dorsalino intercambiabile. Ora, come funziona il dorsalino? Si prende un cacciaspine, si smonta il pin che è questo qui e si sfila tutto il dorsalino. Potete mettere qualsiasi tipo di dorsalino che trovate in commercio, anche la stessa Walter ne vende alcuni nel suo sito, ce ne sono per mani piccole, mani grandi, a seconda di quelle che sono le vostre esigenze da tiratore. Spostandoci sul lato destro del carrello, andiamo in particolare vicino al cane, possiamo notare la presenza del cane esterno che non è presente nella P99, che è la mamma della P22, ma è proprio presente in questa parte, in questo particolare modello della P22, quindi altra differenza con la mamma P99. Sempre in questa posizione vi faccio vedere la tacca di mira con la presenza dei dot bianchi. Punti di riferimento dell'attacca di mira. Sono bianchi proprio perché in fase di sparo notturna sono molto più comodi e vi assicuro che la comodità si sente tutta. L'attacca di mira, come potete benissimo vedere, si regola tramite questa vite. Andando ad analizzare sempre la parte destra del carrello, possiamo notare la scritta P22 che identifica il modello. E vicino alla volata l'identificazione Walter del modello. Ora, il mirino che vedete qui ha, come per la tacca di mira, il riferimento in dot bianco. Questo qui è totalmente sostituibile. Dopo, quando vedremo lo smontaggio, vi faccio vedere che tramite un cacciavite o un cacciaspine si può tranquillamente smontare dal carrello e si aggiunge un mirino di diversa numerazione. Potete metterlo più alto o più basso a seconda di come volete regolare le mire, la tacca di mira e lo stesso mirino. Sposto l'arma sul lato sinistro. Come potete vedere, abbiamo la presenza della leva dell'hold open che ci tiene il carrello in apertura, lo sgancio del caricatore e tutte le denominazioni che abbiamo visto nel lato destro, quindi P22 e Walter. Parliamo un attimino dei quattro tipi di sicure che questa pistola adotta, che ho veramente apprezzato. Per un'arma da bancone da tiro a segno le sicure sono in un certo qual modo anche importanti. Ora, la Walter P22 ha quattro tipi di sicure diverse. Innanzitutto, sul lato destro potete vedere che c'è questo buco all'altezza del carrello. Questo buco serve per inserire la chiavetta che viene data in dotazione all'arma e chiude tutta la catena di scatto dell'arma, quindi non potete né premere il grilletto né azionare il cane
né sparare tantomeno, quindi azionare la catena di scatto, né indietreggiare il carrello e caricare l'arma. Come potete vedere, il buco è vuoto perché purtroppo il pin che era presente all'interno dell'arma è andato perso. Io subito dopo averla acquistata, averci sparato 100 colpi, ho provato la chiavetta di chiusura, che è questa qui, che si inserisce, si ruota e chiude la catena di scatto. Purtroppo però il pin, il sistema interno che chiude la catena e che applica questo meccanismo, non è presente nell'arma perché è andato perso. Evidentemente si è staccato e io non l'ho più ritrovato, ma questo non implica assolutamente il funzionamento meccanico dell'arma, è solo che non abbiamo più questo tipo di sicurezza che è un qualcosa in più che a molti piace, a molti no. Francamente io non ne ho bisogno, più che altro per chi ha bambini in casa, persone particolari che non devono avere accesso alle armi, può utilizzarlo. Altra tipologia di sicura, e qui muovo un po' la pistola in alto, abbiamo la sicura al caricatore. Devo armare il cane per farvela vedere. Se noi abbiamo una situazione tipo il colpo in canna, abbiamo il cane armato, come potete vedere, ma non abbiamo il caricatore, la pistola non sparerà. La pistola spara esclusivamente se voi, dopo aver armato il cane e avete inserito il colpo in canna, è presente il caricatore nel fusto dell'arma. Se non c'è il caricatore, come potete benissimo vedere, la pistola non spara, quindi ulteriore sicura all'arma. E siamo già a due. Abbiamo anche una sicura interna al percussore, del tipo se noi abbiamo il caricatore inserito all'arma, il colpo in canna e il cane armato, la pistola per qualche strano motivo vi cade, abbiamo una sicura interna al percussore che non permette l'azionamento della catena di scatto e quindi lo sparo dell'arma, e questo è molto molto buono. Per ultimo, come potete benissimo vedere nella vostra destra nel video, abbiamo la sicura dorsale che si inserisce in questo modo, sinistra. In questa posizione spunta fuori la S di sicura e in questo modo abbiamo il fuoco. Ovviamente adesso non spara perché vi ho fatto vedere la sicura al caricatore e l'arma è inutilizzabile. Per quanto riguarda le lunghezze dell'arma, che potete vederla in questo modo, lo solito profilo, per quanto riguarda il modello P22 standard, che è questo qui, abbiamo una lunghezza di canna di 87 mm, per una lunghezza totale di 159, mentre il modello Target che io ho provato e che è praticamente la versione classificata sportiva in Italia ha una canna maggiore di 127 mm, ma non perché la canna sia lunga, perché ha il contrappeso a fine canna che rende la lunghezza totale di arma più lunga rispetto alla 22. Di conseguenza abbiamo una canna che in totale misura 127 mm per il modello standard, per il modello target, e invece per il modello e una lunghezza totale sempre per il modello target, scusate, di 199. Quindi abbiamo delle differenze anche sostanziose per quanto riguarda le lunghezze totali di entrambi i moderni. La meccanica è una chiusura labile, quindi non c'è nessun vincolo tra il carrello e il fusto dell'arma, proprio perché il calibro è un 22 long rifle e non necessita di meccaniche molto complicate, ecco, basta la sola chiusura labile. E per quanto riguarda il sistema di scatto, abbiamo un'azione, una doppia azione, quindi azione singola, potete armare il cane e sparare con il cane armato, oppure potete sparare con il cane abbassato in doppia azione. Ovviamente la singola azione in questa pistola è di 1,2 kg, misurata personalmente, quindi un'azione tutto sommato pulita in singola che si avvicina alle classiche pistole da tiro in calibro 22, mentre la doppia azione con il cane abbassato sta intorno ai 4,5 kg e devo dire che è molto molto dura e gratta un pochino, però ovviamente se ci sparate con un tiro statico al poligono io vi consiglio di armare prima il cane e di sparare tranquillamente in tutta tranquillità con l'azione singola. Ultima cosa che vi faccio notare, lo sgancio del caricatore
è ambidestro, con la classica leva che può essere azionata vicino al ponticello del grilletto. Lo vedete benissimo. Tipologia di sgancio di caricatore che la ritroviamo in numerose pistole Walther, non solo nella P22, quindi si accomuna con il classico design Walther. Detto questo, signori, stacchiamo la telecamera, andiamo a vedere lo smontaggio e il rimontaggio dell'arma. Ok, andiamo a vedere lo smontaggio dell'arma, che non sarà complicatissimo, ma sarà il rimontaggio che ci romperà un po' le scatole. Ovviamente check di sicurezza fatto. Andiamo a rimuovere il caricatore. Lo mettiamo qui. Per procedere allo smontaggio dell'arma, che è molto simile a quello della Walther PP e PPK, notiamo che verso i tre quarti del carrello, se denominiamoli così, abbiamo questi due cursori. Dobbiamo ritirare intanto, tirare indietro il carrello e bloccarlo in hold open perché ci faciliterà lo smontaggio. Quindi cane armato. Abbassiamo i nostri cursori, sono un pochettino duri, e tiriamo indietro il carrello, alziamo di qualche millimetro e svincoliamo tutto il gruppo del carrello, lo mettiamo qui, e abbiamo la nostra molla. E asta guida molla. La nostra canna, che come potete vedere è fissa ma smontabile, adesso la smonteremo, è bloccata tramite un manicotto. Allora, adesso procediamo a smontare la canna. Utilizziamo questa chiavetta in dotazione per allentare la boccola che copre il filetto. Voilà, era già allentata di suo. E possiamo proseguire a svitarla con le dita. La boccola copre il filetto, la copertura della canna, ma la mandiamo indietro e la facciamo, voilà, svincolare. Ora ve la faccio vedere. Questa qui è la nostra canna. Con la rampa di alimentazione, la filettatura, la scritta Walther calibro 22. Eccola qui. E questo è lo smontaggio completo per una corretta pulizia della nostra bellissima P22. Ok, andiamo nella parte che ci farà un pochettino mandare qualche parolaccia. Il rimontaggio dell'arma. Inseriamo la nostra canna. Mettiamo, ok, la rampa di alimentazione verso il basso. La blocchiamo con il nostro indice e inseriamo il coprifiletto che si incastra tramite click. Vedete? La nostra boccola la avvitiamo tenendo ferma con l'indice la canna nel manicotto. La stringiamo anche con le dita perché si stringe subito, non c'è neanche bisogno, possiamo anche utilizzarla. E ok, allora adesso arriva la parte molto molto rognosa perché dobbiamo inserire la nostra asta guida molla in acciaio e la relativa molla all'interno della loro sede sotto la canna, che è questo buco che vedete di traverso qui. Questo buchino qua. E questa è la parte molto molto rognosa perché inseriamo molla e asta guida molla. Ok. Dopodiché inseriamo all'interno del buco e ci avvaliamo
di questa piccola astina di plastica che ci permette lo smontaggio e il rimontaggio dell'arma, più che altro il rimontaggio. Esistono varie tecniche che trovate su YouTube per rismontare questa Walther P22, per montarla e smontarla. Io preferisco utilizzare questo perché è quello che è consigliato dalla casa produttrice. Poi gli americani fanno un sacco di video diversi, molto molto pittoreschi. Allora, arrivati a questo punto, dobbiamo inserire questo pezzo di plastica all'interno del carrello. Vedete che c'è questo buco? E facciamo in questo modo. Lo allineiamo e ci assicuriamo che sia bene in tensione con la molla. Vedete che qui. Ok. Mandiamo indietro il nostro carrello fino a fine corsa. Lo premiamo in modo tale che rientri dentro le guide. Come potete vedere, il pezzettino di plastica che abbiamo utilizzato per inserire il carrello viene praticamente lanciato verso sinistra. Dopodiché, blocchiamo il nostro carrello, alziamo i cursori. E facciamo il nostro check, lo rimandiamo, lo accompagniamo per sicurezza, giriamo la nostra pistola e andiamo a fare il nostro check di funzionamento. Come potete vedere, l'arma è perfettamente operativa, come dicono gli americani. E questo è il nostro smontaggio e rimontaggio della P22. La pistola arriva con questa dotazione, come potete vedere una valigetta di plastica nera con il logo Walther, che adesso lo vedrete al contrario. Andiamo ad aprirla, l'abbiamo rimessa già all'interno. Eccola qui. Come potete vedere, all'interno è rivestita in gomma piuma, quindi è anche molto molto comoda per il trasporto. Abbiamo la nostra pistola, il caricatore di scorta che abbiamo già visto. E qui abbiamo, questo è vuoto, abbiamo lo scompartimento per, spostiamoci sotto, gli accessori dell'arma, che sono la chiavetta per lo smontaggio, chiave inglese per lo smontaggio della boccola della canna, come potete vedere. Quella che adesso è sotto ripresa è la chiave per bloccare la catena di scatto. Questa è la chiave dello smontaggio. Sopra abbiamo la piccola stina guida molla per il rimontaggio dell'arma. Abbiamo sotto i dorsalini intercambiabili. Ne abbiamo uno in dotazione che è delle stesse dimensioni di quello che monta l'arma adesso, più che altro è sostitutivo nel caso vada perso il primo. E poi abbiamo i vari mirini che sono sostituibili, che sono questi qui, il ditone. Andiamo adesso ad analizzare una per una le tipologie di cartucce che ho approvato nella mia Walther P22. Innanzitutto partiamo con le migliori, che sono le CCI Stinger, come potete vedere. Queste sono in assoluto le cartucce in calibro 22 che più di tutte sono caricate, ve le giro. Dicevo, sono le cartucce più spinte, sono caricate veramente molto molto bene e sono ad alta velocità. Con queste cartucce non solo ho riscontrato un'ottima precisione, ma il rinculo, a differenza dalle altre cartucce standard, a velocità standard in calibro 22, è molto più vigoroso. Ovviamente non siamo nell'ordine del calibro 9 per intenderci, però se sparate le CCI nella Walther P22 o comunque in un'arma corta e leggera, troverete di sicuro delle differenze sparando queste cartucce e altre cartucce standard. Ma in ogni caso sono ottime, io i migliori risultati le ho ottenute proprio con queste. Altre cartucce che io ho apprezzato particolarmente e che ho usato più di tutti sono queste Fiocchi Performance Shooting Dynamics. Queste qui sono sempre caricate, come potete vedere, high velocity, ad alta velocità, e sono più o meno al paro delle CCI.
A livello di precisione, intorno ai 15 metri vi divertite come dei pascià, ve lo dico proprio chiaro e tondo, perché sono cartucce molto molto ben fatte. Anche la struttura stessa del bossolo e della palla sono veramente fatte bene, non ho riscontrato nessuna mancata accensione dell'innesco, nessun inceppamento, e la precisione intrinseca è assolutamente invidiabile. Quindi ottime cartucce nella Walther P22. Al terzo posto troviamo le ceche Selyer e Bellot, anche queste sono caricate ai Velocity, quindi ad alta velocità. Una cosa interessante di queste cartucce è che, sparate verso l'imbrunire, soprattutto d'inverno, hanno una vampata appunto di fuoco alla volata dell'arma superiore rispetto alle altre cartucce che ho provato. Il rinculo siamo a metà tra le CCI che ho provato e le Fiocchi Performance Shooting Dynamics che vi ho fatto vedere prima. Quindi anche queste ottima precisione e siamo comunque a un terzo posto. Andiamo adesso a vedere cartucce caricate standard. Queste sono le Fiocchi TT Sport, non sono caricate ad alta velocità come le CCI e le altre che abbiamo visto. Io con questo ho riscontrato solamente un paio di inceppamenti tra le tante che ho sparato, pochissimi mancati riarmi, nel senso la cartuccia è buona ed è anche caricata bene, però evidentemente il fatto che sia caricata standard e non sia ad alta velocità è una cosa che non è molto gradita alla Walther P22. Comunque, a livello di precisioni sui 15 e anche 25 metri sono ottime cartucce. Prendendo in considerazione altre tipologie di munizioni Fiocchi in calibro 22, andiamo a vedere la linea Ultrasonic. Anche queste sono ottime cartucce. L'unica cosa che ho riscontrato sono stati dei mancati riarmi della successiva cartuccia del caricatore, quindi forse è dovuto al fatto che, essendo cartucce standard ma non caricate in maniera pepata come le CCI, la pistola abbia avuto difficoltà a riarmare. Io queste qui le ho anche sparate nella Beretta 87 Target e non ho avuto nessun tipo di problema. Se riuscite a trovarle in poligono, provatela, non solo se avete la Walther P22, anche se avete altre pistole o comunque carabine in calibro 22. La precisione comunque rimane nello standard, non ho avuto cali di precisione, solamente qualche fastidioso inceppamento di questo tipo. Andiamo in un'altra nazione, svalichiamo le Alpi e andiamo con le nostre Lapua Hike Velocity. Queste, nonostante siano, come da denominazione, ad alta velocità e siano anche utilizzate in alcune gare, nei vari poligoni e tiri a segni, nella mia Walther P22 ho avuto un risultato un po' altalenante, nel senso, io avevo conservato questo pacchettino proprio per farvelo vedere, perché quando le sparai, sparai proprio queste, non riscontrai particolari problemi, però nei lotti successivi mi ricordo aver riscontrato diversi inceppamenti, sia in fase di estrazione del bossolo sparato che non veniva completamente estratto, ma questo potrebbe essere anche un problema dell'ottone del bossolo, e anche mancati incameraggi, quindi magari la polvere che non era caricata eccessivamente ad alta velocità, quindi l'arma non ciclava bene. Io questo non posso dirvelo. In ogni caso, a livello di precisioni nelle armi lunghe e in altre pistole semiautomatiche sono ottime. Stesso discorso di prima, la Walther P22 è una pistola molto molto raffinata per quanto riguarda le cartucce. Comunque queste hanno una buona qualità generale. Allora, adesso andiamo a vedere le cartucce con cui mi sono trovato molto male. Le Winchester Subsonic. Non c'è nulla contro la Winchester. Queste cartucce sono sparate ogni giorno al poligono e in alcune armi fanno veramente, veramente ottimi risultati. Purtroppo, essendo caricate subsoniche, quindi a bassissime velocità, la Walther P22, personalmente il mio modello, ha riscontrato parecchi inceppamenti, sia mancate estrazioni, mancate incameraggi, bossoli già sparati che mancavano di estrazione, quindi l'estrattore non riusciva a buttarli fuori dalla finestra di espulsione, non riusciva a incamerare la cartuccia successiva. Io ci ho impiegato la bellezza di 25 minuti a spararle tra i vari inceppamenti che ho avuto. Però a fine serie vi posso assicurare che alla distanza di 15 metri la precisione c'è, perché io stavo nel classico bersaglio da tiro a segno all'interno del cerchio nero. Quindi non parliamo di munizioni di scarsa qualità, tutt'altro, perché la precisione c'è e si vede. Il problema è che, essendo caricate in maniera subsonica,
La Walther P22 non le ha digerite. Sarebbe interessante provare sempre della Winchester i caricamenti anche ad alta velocità. Le ultime cartucce invece che ho acquistato sono sempre delle Lapua Standard Plus e vedremo come si comporteranno. Ho avuto modo di analizzarle, l'ottone è di ottima qualità così come la palla che montano. Sarà interessante provarle. Diamo un'occhiata ai caricatori della nostra Walther P22 che hanno una capacità di 10 colpi l'uno e sono in acciaio. Come potete vedere, in particolare questo qui, il pad finale è molto più grande del secondo. Questi qui vengono in dotazione con l'arma, ve lo ricordo, non sono comprati aftermarket, sono quelli che si trovano all'interno della valigetta. Il pad che è più grande rispetto a quello accanto è molto molto confortevole perché vi permette ovviamente di avere un'impugnatura molto molto migliore rispetto a quello più piccolino, proprio perché questo più grande vi permette un appoggio migliore del dito mignolo e chi ha magari mani piccole ma dita secche e lunghe come me, alla ET praticamente, è molto molto buono perché almeno così quando sparate non avete problemi di impugnatura. Bene ragazzi, io spero che questa nuova recensione, anche se un po' lunga, vi sia piaciuta sulla mia Walther P22, rivisitazione di quella che è stata la vecchia recensione di qualche anno fa. Iscrivetevi e commentate, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vai. No, no, no.